Il denaro, se voi ci pensate, c'era la banca davanti alla chiesa e accanto c'era il comune, e i poteri passavano tra la chiesa e il comune e poi c'era la banca. Adesso poi è come se si fosse invertita la faccenda e passano dalla banca, che governa molto più e oltre la chiesa e il comune, nello stesso paese. Non solo, ma le somiglianze cominciano a moltiplicarsi, se voi immaginate la banca come una chiesa. Il confessore è il consulente fiscale, a cui comunichi le tue malefatte, le tue neri, i tuoi non neri e via dicendo. Il parroco è il capo della filiale, del paesello, del comune, con cui ha un rapporto continuativo e che sa la parrocchia, va bene, come si sta muovendo, chi sta un po' meglio, chi sta un po' peggio. Il vescovo è quello che sta un po' più di sopra, no? E via dicendo, conosce come vanno le varie parrocchie. Ecco, allora, non dico che ci sia una somiglianza tra la Chiesa e il denaro, naturalmente, dico soltanto che questo demone, immaginiamolo come una specie di Dio, di qualcosa che manovra questa invisibile sostanza che tutti quanti ci pervade, che ci mette tutti in relazione, che permette giudizi di valore e via dicendo, ecco, questo demone si impadronisce delle gerarchie, va bene, in questo caso della struttura, diciamo, ecclesiale, perché no? Perché è un demone, perché ha a che fare con lo spirito e ne mutua i sistemi di comando. Questo demone avrà pure dei sacerdoti, e non sono soltanto questi delle banche o le cose, che per inciso sono gli unici a avere una divisa. Se voi notate, anche i sacerdoti normali vanno in giro ormai con clergi, ma sono vestiti in maniera più, a volte li trovi in jeans, in giacchetta, non li distingui. Invece quelli della finanza, sto parlando anche del denaro che diventa sempre più astratto, sempre, sono con un vestito sempre uguale, hanno un taglio di capelli che per certi versi somiglia, hanno la loro cravatta, hanno il loro vestito grigio, li vedi, hanno un'iconografia che li rende quasi una casta, sono simili tra di sé. Il denaro arriva come una grazia all'improvviso, con una lotteria, grattando un gratta e vinci. E allo stesso tempo però devi tutti i giorni misurarlo sul listino della borsa e devi avere una categoria di officianti che tutti i giorni stanno a guardare il movimento delle borse, che scrivono sulla borsa, che la vedi in internet o quel che sia. I leader delle religioni tradizionali, come Eni piuttosto che Wojtyla, i papi, gli imam, hanno segni sul viso nella vecchiaia che sottolineano l'invecchiare, la barba, le rughe. I rappresentanti della cultura del denaro non invecchiano. La plastica, l'intervento che trasforma il volto in una maschera, in qualche modo, impediscono l'invecchiamento. È come se si creasse una maschera che ferma il tempo, una specie di giovinezza infinita. Ecco, il denaro è qualcosa che non invecchia, è un simbolo, crea simboli di eterna e infinita giovinezza e potenza. Non è un distendersi nel ciclo del coltivare, seminare, raccogliere e via dicendo, poi mimato dalle varie società anche nelle loro forme finanziarie. Non è questo ciclo, è un continuo, potente modo d'essere giovani, d'essere di potere, è un'accensione continua. Ed ecco che non si invecchia più. Ed ecco che le plastiche sono uno dei volti del denaro, e questo mi colpisce. Sto parlando sempre in termini paradossali, naturalmente, però a volte si coglie col paradosso. Un'altra cosa, i rituali sessuali di questo tipo di elite, così diciamo ritualizzati, soprattutto tra vecchi e giovani, queste specie di cose sono simili all'idea che il denaro è potenza, che è giovinezza, che permette di superare i tradizionali limiti posti dalla natura. Al denaro non interessa molto la natura, il denaro è porta artificialità, rompe le stagioni tradizionali e quindi sembrano come dei rituali legati profondamente a una figura sciamanica, a una figura religiosa.